Resta in custodia cautelare a Birmingham Alberto Casiroli, 20 anni, di Lissone, provincia di Monza, Brianza, accusato dalla polizia di West Midlands di aver accoltellato martedì scorso al termine di una lite il coinquilino Francesco Leccese, 21 anni croupier di Gignano nell'Aquilano, che era arrivato in Inghilterra da poco con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per lavorare nel casino della città. Il presunto assassino è stato iscritto nel registro degli indagati anche dalla Procura di L'Aquila, che ha aperto un'inchiesta parallela a quella inglese per il reato di omicidio volontario. L'Interpol ha già inviato in Italia un primo rapporto con il contenuto dell'autopsia, che ha confermato la morte violenta del ragazzo abruzzese, il cui corpo presenta diverse coltellate. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le testimonianze di un altro coinquilino che avrebbe confermato la lite e le coltellate fatali alle accese e di due colleghi di lavoro di Francesco, Nicola e Dario, che hanno raccontato all'inviato del TG1 di problemi del presunto omicida. Intanto ieri è avvenuto il riconoscimento del corpo di Francesco Leccese da parte dei genitori partiti immediatamente dall'Aquila alla volta dell'Inghilterra. Nell'appartamento di Ladywood, periferia di Birmingham, teatro dell'omicidio, la scientifica locale sta raccogliendo indizi a supporto della tesi accusatoria. L'appartamento comunque resta piantonato dalla polizia.